Cosa favorisce la sintesi di colesterolo e come è possibile contenere il livello di questo grasso nel sangue? È bene sapere che il colesterolo, come anche la sintesi di ATP, partono da un composto comune chiamato appunto acetilcoenzima A. Qualsiasi substrato alimentare che assumiamo deve essere trasformato in questo composto biochimico. Gli zuccheri, per esempio, che attraverso l'attività metabolica della glicolisi si trasformeranno in piruvato. Un metabolita intermedio che poi un enzima che si chiama piruvato deidrogenasi lo trasformerà in acetilcoenzima A. La stessa cosa per i trigliceridi, attraverso appunto la beta ossidazione degli acidi grassi si trasformeranno in acetilcoenzima A. Da questi semplici concetti è facile comprendere che la quantità di colesterolo totale dipenderà da una sostanziale proporzione da quante saranno le calorie che andremo ad assumere, una parte delle quali andranno a formare energia appunto sotto forma di ATP, un'altra quota invece verrà destinata alla sintesi di colesterolo ed un altro 10% verrà invece utilizzato sotto forma di calore, la cosiddetta termogenesi. Ora l'insulina attiverà un altro enzima, appunto si chiama HMG-CoA reduttasi, che andrà ad attivare una serie di attività, è la prima della sequenza di cascate di attività enzimatiche che portano alla sintesi di colesterolo. Il colesterolo che rimane nel sangue può diventare un composto aterogeno se, per esempio, abbiamo bassi livelli di antiossidanti, perché l'LDL verrà ossidato e non viene più riconosciuto dalle cellule come un colesterolo endogeno, per cui rimarrà nel circolo ematico, questo aumentando appunto il rischio cardiovascolare. Ecco, le statine agiscono proprio a questo livello della cascata appunto di eventi biochimici, inibendo appunto l'enzima HMG-CoA reduttasi. Ma anche il riso rosso fermentato è in grado di agire su questo enzima inibendolo. E ancora anche gli acidi grassi a corta catena, definiti con l'acronimo SCFA, hanno una discreta azione inibitoria su questo enzima. Sono un prodotto esclusivo del nostro microbioma. Ma abbiamo un fattore che favorirebbe l'ipercolesterolemia, un argomento che è stato già affrontato in un post sempre su questa pagina e che trovate anche nel blog del sito di Sani Informati. Mi riferisco alla proteina PCSK9, ovvero una proteina che è sintetizzata dal fegato e che si lega al recettore del colesterolo. Una volta avvenuto appunto il legame del recettore con questa molecola e il colesterolo è entrato all'interno della cellula, non farà altro che impedire a questo recettore di poter ritornare in superficie come avrebbe fatto solitamente, per poter nuovamente riprendere del nuovo colesterolo e portarlo quindi all'interno della cellula. Il risultato sarà che avrò quindi meno porticine di ingresso per far entrare appunto il colesterolo all'interno della cellula e di conseguenza la colesterolemia si innalzerà. Ma chi facilita la sintesi di questa proteina da parte del fegato? La presenza di glucosio nel sangue. Dunque, maggiore sarà la presenza di glucosio e maggiore sarà la sintesi di questa proteina PCSK9 e dunque maggiore sarà il livello di colesterolo nel sangue. E dunque, la ricerca in questo ambito cosa ha pensato di fare? Un bel monoclonale che inibisce la proteina PCSK9, ovviamente. In altre parole, invece di suggerire al paziente di mangiare meno carboidrati, si preferisce non dirgli nulla, anzi si lascia che continui a ingoiare carboidrati a tutta forza, per poi suggerire la somministrazione di un farmaco, ovviamente ultimo ritrovato. Insomma, la musica è sempre la stessa. Invece di andare all'origine del problema, si va a valle. Si lascia che tutte le condizioni organiche degenerino per poi prescrivere il farmaco miracoloso che risolverà tutto. Mi fermo qui e arriviamo alle conclusioni. Quello che è interessante in tutto questo discorso da ricordare
è che la quantità di colesterolo endogeno, ovvero prodotto dal nostro organismo, è in relazione a quante calorie nel complesso andrò ad assumere. Punto 2, più saranno i carboidrati ingeriti, maggiore sarà il rilascio di insulina e dunque maggiore sarà l'attivazione dell'enzima HMG-CoA reduttasi, ovvero quell'enzima è il primo, diciamo, dello step della cascata di eventi che porta poi alla formazione di colesterolo. Punto 3, maggiore livello di glicemia, maggiore sarà anche l'espressione della proteina PCSK9. E conseguentemente minore sarà l'uptake del colesterolo da parte della cellula, cioè l'uptake è l'ingresso all'interno della cellula. Punto 4, meno saranno gli antiossidanti presenti nel sangue, maggiore sarà la quantità del colesterolo che andrà ad ossidarsi. E il colesterolo, una volta ossidato, non potrà più essere riconosciuto dal suo recettore e dunque non potrà più essere veicolato all'interno della cellula. Dunque, per lasciarvi un suggerimento utile da spendere e da applicare tutti i giorni a costo zero e soprattutto totalmente privo di effetti avversi, è il seguente: ingerire meno calorie, soprattutto meno carboidrati, per i motivi appena esposti. Punto 2, muoversi di più perché bruciando calorie si avrà meno energia disponibile per sintetizzare il colesterolo o perché si attiveranno anche degli ormoni come per esempio la grelina e la adiponectina, due ormoni che favoriscono l'attività antinfiammatoria e ossidativa degli acidi grassi. Ciò significa bruciare più grasso risparmiando il glicogeno muscolare. E sempre l'attività fisica, promuovendo la sintesi di HDL, cioè il colesterolo definito come buono, che è in grado appunto di riciclare l'LDL presente nel sangue e riportarlo verso il fegato. Bene, anche per oggi il tempo è terminato, spero di avervi lasciato qualche piccolo suggerimento pratico, o quantomeno avervi dato uno spunto per riflettere. Non mi resta dunque che salutarvi rimandandomi ad un prossimo video, ma non prima di avervi ricordato che il sapere è potere e nelle scelte più conosci e meno sbagli. Viva l'informazione!